Era un pochino... Ma... Amici, buonasera, buonanotte e buon... il microfono, vieni più in qua, no? Mettiamo più in qua questo, facciamo così, mi sembrava un attimo... Vabbè, buonasera! Ah... Devo ruttare come un maiale, scusatemi. Allora... Anche un po' Ghost and Goblin, sì, è che il rumore dei... era un po' da fantasmini. Comunque, siete preparati? Perché questa sera andiamo a giocare. Fatemi cambiare le luci, che sono veramente troppo scuro. Un attimo. E fatemi non finire le frasi come al solito. Poi continuiamo a dire quello che dovevamo dire. Però, nel mentre mettiamo Twitch. Questa fa molto Neon Abyss. Però, cazzo, che bestia di luce. Mi piace? Questa è troppo. Questa no. Questa. O meglio questa. Meglio questa. Meglio questa, dai. Cioè, questo è il mio Kulix, lui. Il Vafan Kulix, il mio ventilatone. Fatemi tac, tac, tac. E voilà. Dicevamo, abbiamo una bella anteprima questa sera. Perché io, se non lo sapete, sappiatelo. Adesso ve lo dico. Sono un fan dei roguelike, di questi giochi che sono... come si descrivono i roguelike? Sono quei giochi che giochi, fai la partita, muori, rinizi da capo, fai la partita, muori, rinizi da capo, così, ma con una progressione comunque. Ogni volta che muori sblocchi cose, quindi ogni volta che rifai la partita hai più cose o hai boh, tutto random, tutto così. Ok? Io sono un grande fan di questo tipo di giochi. Ultimamente ne ho presi anche qualcuno, tipo Dead Cell. Sì, Dead Cell è un roguelike, tipo Isaac. Infatti, questo è Neon Abyss, fatto dal Team 17, che per chi non lo sapesse sono gli stessi di Worms, che ultimamente hanno tirato fuori molte cose carine. E questo qui è paragonabile un pochino, è un misto tra Dead Cell e come si chiama? Quello delle pistole. Esatto, Gianluca. Enter the Gungeon e Isaac. Almeno da quel poco che ho provato io, ma adesso lo proveremo da capo. Anche perché io l'ho provato, ma mi si è buggato. Poi sono andato a leggere un'email che mi ha mandato, che mi ha detto: guarda, c'è un bug, purtroppo, che se trovi questo oggetto, che mi pare si chiama Anubi, praticamente ti si fotte il gioco. Se hai la lingua di sistema che non è inglese o cinese, tipo una roba del genere, adesso non mi ricordo neanche. Quindi credo mi si sia buggato per quel motivo perché non mi faceva più proseguire. Adesso l'ho disinstallato e reinstallato e proviamo a fare una partita nuova. Anche perché il gioco deve uscire tra 4 giorni, quindi penso che lo sistemeranno. Magari l'hanno già sistemato perché è uscita una patch, mi pare oggi o ieri. Quindi speriamo, no? No. È più tipo Rogue Legacy, Enter the Gungeon. Enter the Gungeon. Beh, sì. Tra l'altro Rogue Legacy hanno annunciato il 2 anche di quello, porca miseria, non vedo l'ora. Ma... No, non giochiamo in inglese. Giochiamo... Ostia, non mi ricordo neanche se ce l'ha l'italiano il gioco. No, ce l'ha l'italiano il gioco in realtà, mi ricordo. Ma comunque... è che la lingua di sistema mi pare bisogna cambiare di Windows praticamente, una roba del genere, non lo so. Ah. Ehi, una nuova live altri 2000 punti per Tricky Towers. Merda, quanto siamo Tricky Towers? Ma sì, non ce la farete mai, non ce la farete. Poveri illusi. Volete farmi giocare a Tricky Tower a me a Marco? Ma non ce la farete mai. Inutile che date i vostri punti per questa causa persa sin dall'inizio. Si gioca in cinese, no problem, certo. Comunque... Io l'ho provato un pochino e sembrava molto valido, ma non l'ho provato a fondo perché non volevo perdermi troppo. Non volevo... No? Capito quello che volevo dire.
Quindi volete che iniziamo subito? Mezzanotte spaccata si inizia? Dai, sì? Sì, magari no, se volete mi faccio un sonno. Se volete mi appassisco un attimo qua così e mi faccio un sonnetto. Vado, allora vado, eh? Va, andiamo, andiamo. Dov'è? Neon Abyss. Tanto non pesa un capo, pesa 200 mega tipo da scaricare. E l'audio. Vediamo se lo prende già da subito. Ma subito. Sarà troppo? Ok, volevo cancellare le partite io. Elimina. Elimina. Ok. E possiamo fare la nuova partita. Va bene? Adesso mi metto così, ma non vi nascondo che entro 10 minuti massimo potrei stendermi tutto lungo. Andiamo. Mio prode nemico del mio nemico. Io sono Ade. Il Titan Group mi ha privato dei poteri e ha distrutto la mia famiglia. Ho bisogno dell'aiuto di eroi come te per porre fine al regno della Titan. Che sarà una megacorp, la Titan, naturalmente, no? Dammi questa droga, dai. Se cerchi vendetta, bevi. No, non cerchiamo. Andiamo via noi, no? Dite che se ne accorge che non lo voglio bere. Bevo, allora bevo. Bevo, allora bevo. Beviamo. Che sballo, fra. Partiamo subito così. L'audio è a posto? Questa è una pietra del teletrasporto, un po' come su Dead Cell. Com'è l'audio rispetto alla mia voce? L'unica cosa che mi dà noia in questo gioco è che si salta col grilletto. Per forza di cose, perché con l'altro dito siamo impegnati Come a buono sparare. lei! Leon Draven, che regala la sub a tutti quelli che... Beh, è venuta fuori una cosa, beh, tutti quelli che... avete capito? Tipo il video di Cane Secco. Comunque, solo questo in realtà, perché poi il resto... Adesso andiamo a fare questo piccolo tutorial, che ho già fatto, ma lo facciamo. Questa è una piattaforma che ti fa zompare. Qui mi dice, se premi giù, vai giù. Anche nel trampolino se premi giù vai giù. Da vicino c'è la coltellata. Attimo, abbassi gli spari i miei timpani così alto, eh? Abbassiamo a 30. Porzio, grazie per il resub. Che probabilmente è più un gioco, ecco, da mouse e tastiera. Però faccio un bordello della Madonna con il mouse e la tastiera ed è uno di quei giochi che io voglio giocare svaccato. È vero, un pochino ricorda Jetpack Joyride come il personaggio. Questa è un'arma, Terry. Rischio di pesci ovunque, attivo consente di volare nella stanza. Ogni arma, o almeno la maggior parte delle armi, hanno un attivo, che vedete in alto a sinistra con un palloncino. In alto a destra, non lo vedete, c'è la mappa, semplicemente. Ma se noi attiviamo col grilletto destro e RT, giustamente possiamo volare. Possiamo sbloccare il contenuto della cassa.
C'è anche lo sparo diverso. E qui abbiamo le granate. Salto e lancio. Ho trovato un ovetto che poi vi spiegherò che cazzo che è. E qui abbiamo un'altra arma. Sacrifica pressione per... Ah, si ricarica questa. Va bene. Magari fa più male. Ok. Cosa sono le uova? Praticamente le uova si scudono nel corso dell'avventura, in alcuni casi dando alla luce una nuova mascotte, che praticamente sono i buddy che ci sono su Isaac. Praticamente. Però si schiudono andando avanti. Questa è la porta di un boss. Uno scudo azzurro, servono i cuori azzurri di coso, di Isaac. Sì, esatto. Ah, sono a ricerca. Beh, fa anche abbastanza danno come arma. Bestia. Se gli tiro una granata, ma non gli faccio neanche così troppo danno. Prendiamo i soldi. I miei soldi. Aia. Ma sono stronzo, però prendere danno come un filantropo. Famosissimi per prendere il danno loro. Abbastanza facile questo. Ci ha dato una di quelle gemme dorate. Intanto qua ci ha dato anche un oggetto. Ampolla spiritica. Dall'interno si levano lievi su. Ah, ci ha dato un cuore in più. Va bene. E andiamo al livello 2. Le robe che mi seguono sono degli ovetti che pian piano si schiudono, ma non è detto che contengano per forza qualcosa. Qua abbiamo il negozio, però non abbiamo un cazzo di soldi, quindi neanche ci andiamo. E si aprono con le gemme quelle di energia, che sono le gemme quelle viola, si trovano anche abbastanza spesso. Allora, questo qui sinceramente... Ok, se è schiuso un orso e sparo automaticamente ai nemici... Questa è una cosa che mi sta sulle palle, però. Va via subito la descrizione. Non leggo niente, non leggo. Non riesco a leggere, non riesco. Non ho capito cosa cazzo siano questi. Che io ci metto un cristallo e mi riempio una barra viola in basso a destra. Ma non so... Mortabba. Cosa? Ah, quello lì mi sa quando si riempie. Ah, con questi posso vedere tutte le robe. Sparo ai nemici un proiettile rimbalzante. Ok, che mette la cadenza di tiro. Costa 2 cristalli. Va bene. Non so cosa cazzo. Sì, sembra un uomo incappucciato. Forse quando la riempi mi spawna una stanza. Questi sono palesemente di Metal Slug. Sono gli alieni di Metal Slug. Schiusura fallita. Jack, spara proiettili in direzione casuale. È un imbecille, quindi. Ok. Questa qui è una porta slot machine. Consumo 5 monete e forse mi si apre la porta. Io sinceramente mi sembra un po' una truffa. Ho perso un uovo, sì. Qua c'è il boss. Di granate ne abbiamo 2, quindi una ne possiamo sprecare, ma non abbiamo chiavi, quindi l'abbiamo sprecata per il gazzo. Andiamo a vedere di qua se ci sono chiavi. Ci sono anche muri invisibili ogni tanto.
Dopo un po' diventa un macello, secondo me. Cazzo, guardate questi proiettili rimbalzanti. Panda nano, sparo ultimamente ai nemici due proiettili rimbalzanti. Ah, mi sei evoluto l'orso, mi sei evoluto. Non ci arrivo lassù. Fatemi prendere anche questo. Più che altro, secondo me, bisogna più che altro imparare bene a muoversi. Chiusura fallita, però ci hanno droppato un altro uovo. Ah, forse le uova della striatura uguale schiudono cose uguali. L'ossetto, le uova e il pagliaccio sono uova. Sono buddy che si schiudono dalle uova. Qua per aprirlo ci vuole una chiave, ma noi la chiave ne scarseggiamo, purtroppo. Eh sì, Gianluca, fanno... sparano anche. Jack 2. Jack 2 lancia una bomba in direzione casuale, sperando non mi faccia danno. La bomba in direzione casuale, io spero. Ok. C'era bisogno di uno scrigno dentro lo scrigno. La, non l'apriamo comunque per... Ma quante uova sto trovando? Sto trovando un botto di uova. Sblocca. Non c'ho la chiave. Dai, mi serve una chiave, porca vacca. Di bomba ce n'ho solo una. Quella lì è una porta che per entrare devo prendere un danno. Magari dopo lo facciamo anche. Chiave. Ah. Sono veramente una gallina, ho troppe uova, è un bordello poi. E possiamo aprire questa, che sarebbe la treasure room di Isaac, dove dentro c'è un oggetto. Portagioie. Ho una chiave e una probabilità di ottenere una corazza protettiva. Ma non c'ho una cazzo di chiave io. Tra l'altro la barra viola si è continuata a riempire. Qui ci servono troppe bombe per fare questo. Un soldino. Due cristalli non ce li ho, ma ci sono qui dentro. Che culo, ragazzi. E un altro uovo. Ci prendiamo pure il danno per uscire. Allora, qui... possiamo fare di questo. Per poi... niente, abbiamo fatto una gran figura delle palle. Devo fare la palombella, ma andiamo direttamente al Baos. Sì, era praticamente la porta spinata di Isaac. Il dio della cleptomania. Questo qui è un boss incredibile. Droppa un botto di roba. Cioè, mi droppa soldi, mi droppa bombe. Ma soprattutto mi droppa oggetti, un sacco di roba. Aiaia, no. Non di nuovo, non di nuovo, bastardo. Ci ha droppato poca roba, ci ha droppato più che altro monete. Cos'è questa? La zuppa piccante. Vedere ben bene. Questo cos'è? Girandola di ferro quando l'ho presa. È girandola che infligge danni e mischia quando tocca un nemico. Alla morte fornisce tre spiriti fluenti. Piangerai al primo assaggio. Lacrime di gioia, ovviamente. Fornisce un contenitore di cuori. Ok. Ah, tra l'altro, non so se notate, ma come Isaac, se vedete, ha le lacrime. Quindi... ti... cioè, modifica il personaggio. Te capì? Rihanna e Bronco, voi siete degli scunzamnestra, io ve lo dico.
siamo a livello 3, oh. First run. Andiamo in alto a sinistra. Bestia! Ma questo era un... era un gonzo quello. Chiusura fallita, almeno ce ne siamo tolti dalle balle uno. Ma quelle erano le bombe di... del nostro Jack. Ma ci facevano danno, mi sa. Voglio un'altra arma, però. Allora, di chiavi scarseggiamo sempre. Non c'è una fava. Questi sono degli stronzi. No, mi sa non ci fanno danno. Ok, non ci fanno danno. Per fortuna. Ci fanno solo un burdel, però. Baby cactus. Vediamo. Infligge danni a contatto. Giustamente. Ma è arrivato il branco dei cazzi. Via! Fuori dalle palle. C'è un altro gonzo. Non si capisce un cazzo dopo un po'. Chiusura fallita, vabbè. Tanto ce ne abbiamo 7000. Dietro c'è un pacchetto di gemme, ma noi siamo pieni. Ma uno non è esploso, non vuole fregare? Dai, datemi altre 73 uova. Tiriamo il TP. Via! Via da me! Il problema è quando inizieranno a sparare loro, perché non ci capirò più un cazzo. Le monete teniamocele, non me ne frega niente di una cassa semplice. Qui c'è la treasure room, io non ho ancora trovato un'altra... Vado a comprarmi una chiave, 3 cristalli per aprire, mortacci sua. Non c'è una chiave, però... o aspettiamo 10 e ci compriamo il chitarrone, o 50 e prendiamo l'altra. Che tanto non sappiamo cosa fanno entrambe, quindi... chitarrone, guarda che se fa cagare siete degli stronzi, eh. Ci serve la chiave. Allora. Ah, ci abbiamo. Ah, ecco, il viola ci ha sbloccato questo. Ci ha sbloccato questo, che è un oggetto. Le mentine o il fagiolo magico? Secondo voi, l'alito migliore o il fagiolo perpetare? Mentine alla Ace Ventura, dai, mi piace. Rilascia metà scudo ogni volta che una mascotte si evolve. Torniamo qua e andiamo a vedere lì sotto. Beh, più o meno un patto col diavolo, non ci perdevamo niente. Non possiamo. Giallo, grazie per la resub. Ho saltato in tutto il vicinato, allora sicuro... ah. Mi spiace. Certo che preferisco l'alito buono alla scorreggia facile. Ma anche qui, ma che sfiga! Torniamo qua. C'è un oggetto che ti fa sparare più velocemente in base a quanti minion hai. C'è neanche uno che ti fa sparare più velocemente in base a quante chiavi hai. Sono utili, sì. Oh, il soldino, eccolo. Possiamo comprare il chitarrone. Che ce lo andiamo a comprare adesso, poi torniamo qui, così almeno lo proviamo ben bene.
Il gioco esce tra 4 giorni. Anzi, 3, il 14 esce. Buonasera, Giorgia. Arcobaleno. E cos'ha di passiva? Oggetto attivo, rilascia bonus casuali, costo 20 monete di mortacci, tu qua, però... Ma se lo uso adesso? Monete insufficienti. Non so, io sono un pochino deluso, però. Una chiave! Sotto non ci vado, sopra mi servono le bombe. E allora affangulo a... ma che puzzoni! Non c'hanno l'aimbot però questi. Si è voluto il cactus e mi ha droppato uno scudo. Cosa fa il cactus col cappello? Perché c'è un cappello per evolversi? Infine danni a contatto e spara proiettili perforanti in direzione casuale. E va bene. Però abbiamo una chiave. La chiave ci conviene usarla per la treasure room. Ah, dici che un vaso quello sopra? Può essere, essendo un cactus. Ma un'arma. Come giocatore 2? Ah, no, non è un'arma. Cos'è che fa? Non fermarti, incrementa i danni dell'arma all'aumentare del numero di nemici colpiti in sequenza. Ok. Ah, ok, figo. E andiamo dal Baos. Colt, dio delle armi. Bestia, bestia. Ok, fase 2. Bestia, bestia. Dovevo uccidere prima questi infami. Dai, che sei quasi andato. Sono le mie bombe che mi fanno più confusione che altro e mi cago addosso. Però, easy! Stinco gigante. Sacrifica l'intelligenza in favore della forza brutta. Fornisce un contenitore di cuori, ma riduce la cadenza di tiro. E no! Ma fa schifo, fa! Non lo volevo! È una merda! E poi perché sono diventato ciclope? Sono diventato un pezzo di culo. Andiamo avanti. Allora. Qua ci serve una merda di chiave, sempre che noi puntualmente non abbiamo. In sta RAM abbiamo... In questa RAM? In questa RAM abbiamo solo... Ho fatto una cazzata! Ah, ho capito adesso più o meno cosa servono quelle cose lì. Io sono saltato ovunque. Allora. Ma c'è che si è evoluto di nuovo? Baby fantasma. Adesso leggiamola, c'è una chiave. Baby fantasma. Sparo automaticamente ai nemici proiettili perforanti. Alla morte ti rende immune ai danni per un breve periodo. Alla morte di mia?
Ho speso 20 monete per un oggetto casuale, ho sbagliato grilletto. Vabbè, c'è stata una chiave. Comunque, questo qui, se avete notato, prima era quello viola, ma noi per sbaglio gli abbiamo sparato ed è diventato così. Così, se noi lo tocchiamo, prendiamo danno e si schiude e ci porta a, tra virgolette, il patto con Satana, mentre quello di prima possiamo chiamarlo il patto con gli angeli. Allora, adesso lo lasciamo lì però. Però dovremmo attivarlo per caricarlo, credo. Lo sblocchiamo qui, andiamo a prendere la roba qua. Il fagiolo, eccolo! Fagiolo portato che riprende tutti i cuori e incrementa la gittata dell'arma. Ma siamo un Super Saiyan. Vedete, abbiamo tolto un cuore e ci è aumentata di metà, tra l'altro. Andando indietro perché sono furbo io. Ma rimbalzi, bastardo. Si è voluto il Baby Cactus 2. Andiamo a vedere sopra cosa c'è. Ma scomparso prima di. Ah, ma qui è quello slot, io quello cazzissimo, guarda. Mi si evolve il cappello, quindi. Fece danni a contatto, spara più proiettili per una direzione che vuole. La morte spara un'enorme quantità di proiettili perforanti. Ma la morte. Ah, ma c'ha qua. C'hanno i PV, hanno 4 PV. Quindi a un certo punto muoiono effettivamente. Ma muoiono per sempre, perché non me ne è mai morto uno. Ci sono tre ceste, un tentativo potrei farlo. Dai, proviamo. Tanto. Ma che cazzi! Via, via, non vedo. Che culo, ragazzi! Lanciato una granata perché sono pirla. Vabbè. Va bene. Ragazzi, sono mezzanotte e mezza. Non sono, non ho le solite cose. Che poi, cioè, basterebbe usare il pad, cioè il mouse, e è una cazzata, secondo me. E che io sono stronzo, lo voglio giocare così perché sono un infame. Ma questo stronzo che è comparso? Toh, pezzo di sterco. Sorella zombie. Adesso andiamo a vedere anche questo che fa. No, no, non ci arrivo con i miei capelli. Spara proiettili velenosi ai nemici. Colpita si divide in due sorelle zombie. Va bene. C'è un altro uovo sotto, dai. Tanto tra un po' non si capirà veramente più un cazzo. Vado a fare nel negozio, non c'ho una lira neanche a piangere. Un'arma nuova. Sentinella, affronta le tue pure, incrementa la cadenza di tiro nella stanza. Piacerebbe vedere l'arma. Però questa qui non consuma né energia né monete attivarla. Bene, Gianluca, buonanotte.
vedere di qua. Chiusura fallita, e vabbè, non si può mica avere tutto nella vita. Consumi cristalli, vediamo. No, sì. E non ci arrivo là. E beh, cazzo, però incrementa a bestia. No, il soldino. Ci arrivo. Ma io ho qualcosa che mi... Ma sono un infame. Ho qualcosa che mi para i proiettili. Ma quante sorelle zombie c'ho dietro? Porca miseria. Due cristalli, certo. E un altro uovo, ma che burdel. Non so se andare a aprire la cassa con la chiave. Ma sì, dai. Non so cosa ho preso, non so niente. Volevo vedere. Sparo automaticamente i nemici dopo i proiettili. La morte infligge danni a tutti i nemici nella stanza. Beh. Oh, ho sbagliato. Ah, queste sono così. E non muoiono, sono, stanno venendo colpiti tutti. Questa qua non la posso aprire, vero? Questa qui mi sa è la stanza tipo della sfida che mi servono tutti. Ma sono un infame bastardo io. Ma che stronzo, devo attivare il merda di teletrasporto qui. Ho esplorato tutto, sì. Adesso ci andiamo a schiattare come i pezzenti. Ho preso tre cazzo di danni qui. Non ce la faccio. Ma tornano indietro, infami. Non capisco un cazzo. È finita. No! Sono decesso! Sono. Non si capisce più un cazzo un po', però. Allora, ok. E qui, quando si muore. Obiettivo attuale. Ok, questi sono gli obiettivi. Quindi ci saranno questi boss. Noi dobbiamo arrivare ad Argo. Sono... Oh, fatemi bere un goccio d'acqua. Secondo me sarà... Limiti i nemici per rilasciare cuori extra. Potevo usare l'attivo, non ci ho neanche pensato. Gli attivi, anche su Isaac, io non mi ricordo mai di attivarli. Però è bloccato, perché abbiamo solo questo adesso da attivare. Stanza nascosta. Ah, ok. Assicura la presenza di una stanza nascosta. E poi attiviamo anche già subito questo. La prima parte riceverà i seguenti oggetti. Stanza speciale. In questa stanza ogni passo produce note suadenti. Suadenti. Pietre con i marchi colorati per ottenere dei premi. Questo è proprio preso da Isaac 1-1. Prova gratuita. Che vuol dire qua su... Come stai? T'a posto. Ah, da lei si sale. Quello era proprio Anubi. Merda, è vero. Ma dite che mi si è buggato adesso, perché allora sta a vedere. No, adesso non si è buggato, perché il bug...
succedeva questo, che quando andavo qui non mi faceva più andare avanti, cioè non mi faceva più... Però secondo me l'hanno sistemato. Perché io non sono riuscito ad attivare neanche Anubi, neanche il secondo, quindi mi sa che l'hanno sistemato allora. Qui c'è la selezione dei personaggi, che sono questi qua. I primi due, che lui ha tre cuori, una chiave e una granata. Lei ha quattro cuori e una chiave, ma nessuna granata. E poi ci sono loro che hanno proprio delle abilità. Matt, Lucas, R6, James, Ming e Zack. Che Zack è Dante. Ferro discendendo nella famiglia reale, nel corso dei suoi viaggi ha scoperto che studiando un'antica tecnica di scherma, Zack raccoglie le forze ed esegue uno scatto, ferendo i nemici che incontra. Questo è John Wick. C'è anche la cravattina che svolazza, cioè dai. Assassino di poche parole, esperto nell'uso di ogni tipo di arma. Può trasportare due armi e alternarle con il comando RB. Lui è zero di... Il coso di Borderlands. Usa solo scudi perché non possiede contenitori di cuori. Inoltre può leggere le descrizioni degli oggetti senza raccoglierli. Ah, oh, ottimo però. Lucas può piazzare una mina instabile che può esplodere all'istante. Usa il comando RB per piazzare le mine. Matt può eseguire una perifica capriola in avanti con il comando RB. Ming ha maggiore probabilità di successo nella schiusa delle uova. Usa il comando B per bloccarne l'apertura. Ah, ma lui è Ash. È Ash Ketchup. Mentre loro due chi cazzo dovrebbero essere? Matt è uno che... Matt è Bruce Lee. Cioè, mi sembra abbia la tutina. Lucas... Non ho idea di chi possa essere. Bad Boys? Non penso. Boh. Proviamo la signorina. In quanto agente di punta della Spark, è stata incaricata di condurre una delicata missione. Lei è quindi... È Resident Evil, lei. Tutto Resident Evil. Dite The Rock? Boh. Reporter di due vincitori di numerosi premi dotati di varie abilità di combattimento. Chissà come si sbloccano più che altro. Statua distrutta. E vabbè. Ah, ok. C'ho già Anubis. Se qua c'è della morte, elimina nemici per rilasciare cuori extra. Andiamo alla treasure room con dentro. Il bracciale del male. Quando usi una chiave hai la probabilità di ottenere uno spirito furente. Come la cacca furente di The Sims. No, vabbè, Buffarini non importa. Se si scorda non fa niente. Ma che infame che sono io. Proprio il capo dei cazzi. Casse, casse, rompi, spacca tutto. Uova, uova. Chi è? Chi è l'Imox? Di nuovo qui? Sì. Fatti, casse. Quante monete? No, via, bastardo. Mozzicatore di peni. No, qui non bisogna farle cadere. Perché? Io non ho granate, quindi per adesso non posso farci un piffero. Mi serve una granata per rompere una roba. Lasciamolo così per adesso. C'era una granata indietro? Ostia, me la son persa, grazie. Adesso possiamo farlo.
Allora. Voilà. Adesso possiamo sfasciare a merda tutto. Toh. Master looting. Soldino. Doppio soldino. Ci sono sinergie, sai che non saprei ancora dirtelo. Abbiamo sparato al coso perché siamo degli stronzi. Preferivo non sparargli. Però almeno vi cerchiamo di far vedere il patto con Satanas. La regina si è mossa. Che fai? Non si muovi, regina. Alla sua età, poi. Non si deve muovere, che si fa male, poi. Ma sto stronzo. Secondo me sono delle cheat a metà slag, è tutta una cheat sto gioco. Soldini non li sprechiamo adesso. È bastardo! Ma stronzo. Abbiamo fallito la schiusura, non siamo delle brave chiocce. Ah, non ho granate, niente. Qua c'è un muro distruttibile. Le pareti segrete che abbiamo sbloccato prima. Qui abbiamo cuori. E va bene. Andiamo a vedere sotto. Due uova. E torniamo indietro. Qua. Dobbiamo ancora esplorare qui dietro. Abbiamo 3 chiavi e 0 granate. Ma che palle i cuori. Siamo in salute. Citazioni sopraffine. Anche qui ci serviva una granata. E niente. Andiamo al Baos. Sì. Tommy, il dio dei pupazzi. Abbiamo l'arma delle palle, abbiamo. Aia. Aia. Aia, ma sei pazzo? È incazzato questo. Io non riesco a guardare due cose contemporaneamente e soprattutto a sparare per colpirlo. Sto stronzo, beh, muori, basta! Oh, la fiaschetta. Adesso andiamo a farci cuore intanto. Borraccia da cintura, ricomincia da capo, incrementa i danni dell'arma. Ah, che bello! Mi piace quando si incrementano i danni dell'arma. Andiamo a questo qua, che c'erano più cuori. Quindi FNAF è diventato Pride, sì. Poi andiamo anche qua su, che ce n'erano anche di qua. Però niente granate, non possiamo vedere la stanza invisibile. Ce ne ritorniamo al Baos. Ah, la fiaschetta, se notate, è attaccata nel culo dell'arma. No, il negozio non lo apro, con 15 monete non ha senso.
Basta le chiavi, ce le ho, voglio le granate. Ma sì, avevo un sacco di cristalli in giro, ma tanto nel negozio ci sono sempre l'articolo da 50 e da 70. Almeno mi pare. Pare di aver notato così. Dove è andato? Il merda è sopra. Magari mi davano una bomba 10. Merda. Poteva essere. Via. Baby cactus, va bene. Stavolta molte meno uova. Una granata. E ce ne torniamo anche qua all'inizio. Lì c'era il negozio, ma non ci andiamo ora. Di nuovo? Porca miseria. Chi è che mi ha sparato da sotto il cappello? Allora, Adam, cosa fa Adam? Sparo automaticamente i nemici. Bravo, Adam. Posso usare una granata qua, volendo. Però per adesso teniamocela. Sento un rumore sospetto provenire dalle cazzate. Avremmo dovuto sbloccare con questo la... la stanza del diavolo. Eccola qua. Ah, sì, vedi, sacrifico un cuore massimo per degli oggetti. Lo zaino d'artificiere, la maschera del Wakanda o la zucca. Lo zaino probabilmente ci fa trasportare qualcosa in più. Zucca o la testa, cioè o la maschera. Paura di prendere un'inculata. Adesso tutti maschera. Prima avete scritto di zucca, adesso tutti maschera. Non c'è stato un mischione. Prendo la maschera che mi ispira di più anche a me. Riduce la cadenza di tiro. Ma dai! Ma incrementa nettamente i danni dell'arma. Voglio shottare però, se permetti. Ma posso rifarlo? No. Andiamo a aprire il negozio intanto, vediamo che arma c'è. C'è anche un soldino qua. Questo gioco esce il 14. Allora, lo scrigno, lo sapevamo già cos'è. L'arma, direi che la prendiamo. Ninna Nanna. Fornisce un uovo d'argento. Tra l'altro c'è il simbolo del Tamagotchi. Non lo so. Sì, c'è la demo su Steam per chi lo volesse provare. Magari fa un danno ciccione, no? Tutti e cinque me li consuma i cristalli. Ma c'è scritto? Non c'è scritto, però vaffangulo. Lo devo provare sulla mia pelle. Non voglio. E adesso non posso andare su. Allora, uovo d'argento. E ci prendiamo questo che mi riempie.
Almeno quello. Qui non ci serve un pacco. Andiamo di qua. Beh, copriamo un'area più vasta, e praticamente shottiamo con anche l'altro oggetto. Magari non era una scelta così brutta. Magari abbiamo fatto bene. Ah, c'è una chiave e abbiamo usato la merda. Ma che chiave ce n'abbiamo a bestia, in realtà non ce ne frega niente. Ma si continua sotto. Dopo dobbiamo spaccare anche tutte quelle casse. Quante cose. Wow. Un altro uovo d'argento voglio. Perché no? Perché no? Io volevo un altro uovo d'argento, ma lo fa usare? Chissà, non lo so. Forse il uovo d'argento ne puoi avere solo una alla volta. Beh. Dai, avvicinatemi, eh. Avvicinatevi, pezzi di culo. Ok, ho avuto il cactus. Un monetone. Qui possiamo o spaccarci a merda e andare da sopra, o non andare per niente, che ce ne sbattiamo. Allora, una chiave la possiamo anche usare in realtà. Quello ci serve una granata e abbiamo trovato un altro ovetto dei miei maglioni. C'è una stanza sotto. Nel negozio c'era una stanza 30 e che mi tira il culo. Cazzo, l'abbiamo shottato proprio lì. Aia. Adam 2. Doppio dei proiettili. Tanto non possiamo schiuderlo, vaffanculo. Tira il culo, dicevo, sprecare 30 per una granata. Ah, questa non l'avevamo trovato, è vero. La Treasure Room. Scatola di fiammiferi. Se l'uovo entra in contatto con oggetti di pietra come porte o forzieri, questi esplodono e svaniscono entrambi. Ah. Ok. Ci potrebbero essere utili adesso. Anche perché avere troppe uova da noia. E qua c'è la stanza della sfida, che l'andiamo a fare noi, l'andiamo a fare, sì, per risparmiare granate, esatto. Tanto va con quest'arma qui, easy. Questo. Ma come soldato imperiale? È veramente? Deve sparare laser. Questo non significa che colpisca il bersaglio. Che cheat sopraffina. Beh. Che cheat sopraffida comunque. I poveri Stormtrooper, porca miseria. Non li hanno mai addestrati a fare un cazzo. E non posso farlo l'uovo, niente. Va bene così. Andiamo a usare un po' di uova per sfondare qualche parete. Cos'erano qua dietro? Questo perché non l'ho preso? Nulla che ci interessa. Quindi se io faccio. Cazzo, ma tutti mi sono esplosi via! Per trovarci dentro delle gemme che mi servivano per. Allora, facciamo una cosa. Ah, ma sono là sopra, pezzi di culo.
Niente. Andiamo a fare il boss. Forse devi fare piano. Sì, è che fare così e poi ti scioppa tutto lì. Brudel. Vabbè. Tamagotchi sotto i cristalli perché mi dà un nuovo. È l'abilità dell'arma. Vai, Metaton. Ho preso le botte. Aia. Sei incazzato, Metaton. È metatonissimo questo, eh. Sei abile neanche la metà di lui, però. Stemma delle forze speciali. Potenza l'arma e incrementa la velocità di movimento. Ma sta diventando una bestia la nostra arma, eh. Era un po' anche Kakyoin. Misto tra lui e Metaton. Allora. Ci ha lasciati niente indietro. Ce ne sbatte niente. Ci abbiamo 82 monete. Possiamo andare a Ganzerelli. No, Tedin. Allora, dobbiamo andare sopra qua. Sfondo i culi, sfondo. Comunque c'ho più mira dei merda di... Adam Sandler diventerà lui. I nemici il triplo di proiettili. Alla morte spara tre grossi proiettili. Vabbè. Bestia, bestia. Fuori dalle palle, fuori dalle palle. Comunque molto Isaac, eh? Cioè si trovano... Cioè, per adesso stiamo trovando un sacco di oggetti. Ah. Cazzo, sotto cos'è? Tanto li troveremo altri tre cristalli. Dietro questa porta. Vaffanculo, va. Vabbè. Ci servono tre cristalli per andare nello shop. No, il gonzo. Sembro impestato, gonzo. Ah, la chiave ce l'abbiamo. Ce ne abbiamo un sacco di chiavi. Elenco ricercati. Ottieni il doppio di monete quando elimini i nemici. Va bene, le taglie. Tra l'altro abbiamo una corona in testa adesso, non abbiamo più il coso di Anubis. Fardi... Spesso, sì. Ma da quando è che abbiamo sti palloni così grossi? Scusatemi, eh. Ci serve anche un cristallo per qua sopra. Due cristalli? Ah no, uno. Ci serve un cristallo per lì. Non ci arrivano. Eccolo uno. Ah, ci ha riempito di cristalli chi? Allora, andiamo a mettere uno qua dietro. Sì, ho anche il cappello da sceriffo sotto la corona. C'è il refill di cristalli nella cassa. Ah sì, non me ne sono veramente accorto. Adesso andiamo in questo teletrasporto qua. Ci tippiamo allo shop. E spendiamo i soldoni. Un'altra chitarra!
Questo cosa cazzo faceva? Quello qui aumentava il danno dopo ogni colpo, il visore. Tanto prenderò la chitarra, comunque, anzi. Tuono. Cosa fa? È una merda! È una merda però. Per carità, è bellissimo, però se le sparasse dritte. Dai, ma sei un ladro tu, mentuomo. Non so se prendermi una granata. No, ci teniamo i soldi per il prossimo negozio. Secondo me non sei quasi invulnerabile. Ostia. Devo avvicinarmi per colpirli. Va a finire che prendo più botte che altro. Possiamo andare verso la stanza qua sopra. Merda, non abbiamo più uovi. Andiamo al boss. Puoi lasciare che partono per la tangente. Sì, quando rilascio partono. Ma questo è fratello del primo boss che abbiamo fatto. Ah, però era nella run prima. Bestia. Facciamo le cazzate. E non lo colpiamo mai, però. Dai che sei morto, basta. Oh. Un piccolo ghiacciolino. Ghiacciolo alla friutta. Sono la frutta morsa, sembrava di essere piena estate. Fornisce un cuore? Sì. Va bene, cioè abbiamo ripreso il cuore. Vado a riprendermi. No, che qui faccio solo bordello, sicuro. Andiamo. Sì, sono molto belli. Beh, Neon Abyss, quindi Neon. Ma c'ho il naso. Dietro il fucile c'ho il naso da clown. Soldoni. No, ho sbagliato. Ho sparato al cazzo. Adesso cosa succederà se lo prendo? Adesso lo lasciamo lì. Mi resetterà il viola. Intanto qui sblocchiamo cosa. Abbiamo già trovato il boss. Monetina, me la son persa. Serve. E che è successo? Ho preso un danno, questi infami. Siete stati voi. Bene. Se possono droppare qualcosa questi. No, un gazzo. Là sotto.
Una granata incendiaria sembrerebbe. Per favore. Ah cazzo, quelli lì magari li devo far esplodere qui sotto, così potevo distruggere. Ci torneremo con una granata o con un ovetto. Teschi d'oro. Incrementa i tuoi danni in mischia all'aumentare delle monete possedute. Abbiamo 92 monete. Dovremmo fare parecchio malino. Perché? Perché? Infami pezzi di culo, non ci arrivo. No. A vedere, abbiamo saltato niente. Mi sembra molto meno ordinato e leggibile di Isaac. No, però l'unico problema che secondo me potrebbe avere sto gioco è la confusione, perché in realtà è molto più capibile di Isaac. Cioè Isaac è fatto per essere più stronzo in certi punti di vista. Una granata. Adesso continuiamo, poi torniamo nei punti da granata. Sembra più Enter the Gungeon, ma in realtà ha un sacco di cose prese da molti... Da molti roguelike. Questa si deve rompere. Tre cristalli non ce li ho. Ma io la granata la userei per rompere lì. Solo che sono troppo vicino. Pezzi di culo. Ne servono due, ma bastardi. Ne servono due, infami. Ma dov'era la granata? Era sopra, infami. L'ho presa nel deretano. Si impara sempre tutto di nuovo, eh. Andiamo a fare il boss. Non abbiamo trovato cristalli. Vedo dei filmati. Abbiamo un bel danno noi, eh. Non ci arrivo. Oh, stai qua, stai qua. Conviene stare qui a schivare e aspettare che arriva sotto. L'ho ucciso io? Sono stato io? Allora, rivista di cinema. Andiamo a leggere direttamente qua. No? Ah, ecco, non era comparso. Diventa un esperto di Kung Fu. Ah, Kung Fu, perché le pistole sparano, tipo, quindi tipo il Kung Fu, no? Aumenta i proiettili per colpo, incrementa la gittata dell'arma. Ah, sparo due proiettili, cazzo! Cazzissimo, cazzariello! E qua abbiamo fatto tutto, perché non abbiamo abbastanza cristalli per aprire le altre robe, quindi niente. Siamo al boss finale, in teoria. Il primo boss finale, più che altro. Quanta merda. E vedi, tipo... Quando è così io non ci capisco più un cazzo. Cioè, quando arrivi ad una certa che veramente è fatica a capirci qualcosa. Un ovetto. No, c'ho solo una chiave, ce la teniamo. No! Mi è esploso l'ovetto.
Mi servono le cazzo di spine, ci sono. Qua sopra c'è il boss. E che cazzo vado direttamente al boss così? E gno. È veramente uno stronzo quello di far esplodere gli ovetti. È morto il cactus, è vero? Non ce l'abbiamo più il cactus. Ah. Sparo moneta. Jimmy, lische di pesce ovunque. Passivo, spara una moneta per raddoppiarla. Ha una moneta per raddoppiarla o distruggerla. Rilascia monete casuali. Proviamola. Proviamola. Magari fa un danno incredibile. Danno mi sembra ce l'abbia Jimmy. Bravo Jimmy, spara! Per gli amici drogatto. Sono infame cazzo però. E meglio dei Pokémon in effetti che... Ok, ho messo il coso lì così ci siamo spawnati prima di sparargli. Però così è... rischio di distruggerle tutte. Perché credo sia casuale il fatto di... Però non ci abbiamo, sicuramente non troviamo abbastanza cose per... Una granata. Io voglio le gemme, mi servono le gemme. È vero che ho fatto sinergia con i tre teschi d'oro. Dovrei droppare... Ah, è vero che i tre teschi d'oro mi aumentano il danno... No, cosa facevano? Incrementa i tuoi danni in mischia all'aumentare delle monete possedure. Che però il danno in mischia, porca miseria. Sarà il danno dell'arma. Porca miseria. Sarà il danno dell'arma. Eravamo a cammello proprio. Stiamo prendendo troppi cuori però. C'avevo anche il patto pieno, non siamo andati alla stanza viola. Dai, non mi aspettavo, c'è successo un bordello, è successo lì dentro. Porca miseria, porca. Fammi vedere cosa posso potenziare adesso, perlomeno. Stanza musicale, le... Allora, questo cosa fa? Cappuccetto robusto, che l'amore sia con te, raddoppia la quantità di cuori recuperati. Tutti i tuoi proiettili esplodono all'impatto e dopo aver percorso una determinata distanza, goditi lo spettacolo. I tuoi proiettili hanno una probabilità di frammentarsi in più colpi quando la morte diventa spettacolo. Ah, però cazzo, questa qui la pago 4 monete. Anche questa la pago 4. Cioè 4 punti. Ma le tinted vuol dire che comunque devo sprecare monete. Questa qui invece potrebbe essere una stanza ficcante. Io faccio questa. Buonasera. Drop. Dai. Dai. Torniamo di qua un attimo. Usa fuori servizio. Ah, la difficoltà. Ma c'è anche facile.
Chissà cosa fa la statua tua. Qui c'è il seed. E ci infiliamo, dai, facciamo un'altra run. Se prendo Anna dovrebbero mettere bando, in effetti, sì. Ma che spari del cacchio, io su questo. Non mi fa più avanti e dietro! Che stronzo, mi sarà buggato. Ad avere anche un pelo di sonno. No, è molto carino come giochino. L'unica cosa, però magari giocandoci ci prendi anche un attimino la mano e come si dice? Scusate lo sbadiglio. Ci fai l'occhio. E non ti rincoglionisci subito. Allora potremmo usare la chiave lì. Ma per adesso la chiave ce la teniamo. Abbiamo finito le monete, il nostro gioco di azzardo. Voglio aprirla quella porta, non l'ho mai vista. No alla ludopatia. Beh, non c'era una fava dentro il vaso minghe. Delusion. Qui servono tre cristalli, ma noi siamo dei morti di fame. Lì ci serve una granata, ma noi pure siamo dei morti di fame. Questo ce lo yoinchiamo e torniamo all'inizio. A volte mi scordo che si salta col grilletto ed è un burdel. Soldino, soldino. Altro giro di slot machines. Niente, che mira ciò però. Che lunga questa stanza. C'è un soldino. Dove cazzo era la stanza? No, era qua. No, si è rotta! Ma come si è rotta? Infami, i soldi ce li sono presi, vado a reclamare. Che infamata, bestiale. Sono rimasto veramente da pezzo di merda, ci sono rimasto. No, qua bisogna fare la cosa tattica, tecnica. Eh no. Sono rimasto veramente male per quella cazzata, Soldi, soldi. Guarda, che se non spendevamo quei soldi potevamo già comprare un qualcosa nel negozio. Questo è un grande insegnamento. Altro che quello di prima. Ma che cazzo faccio? Ma scusate.
Che droga questi qui. Omino di neve. Chissà se c'è anche l'omino palliativo. Adesso una palla di neve che concede i nemici. Bello. Ah, la testa di leone. Il segno del pride. Copricapo leonino. Incrementa i danni dell'arma all'aumentare del numero di mascotte. Ma che bello sono. Fatemi spingere il ventilatore. Che si inizia a stare bene. Chissà se è lo gnomo delle feci, sì. Sbadiglio sempre. Che stanze barbine, oh. Veramente una delusione. Allora, potrei fare questo però, guarda, eh. Granata a 30 non c'è. Serve almeno una granata, almeno. Almeno la granata per sfondare la secret. Ma non ce l'ho. Tommy, adesso ti spacco la faccia. Non ti vedo, Tommy, tuo sogno. Devo sbadigliare per sempre. Sei morto, Tommy. Fionda. Zappo, mentre proiettili per colpo incrementa la gittata dell'arma. Spettacolo. Ma siamo a posto così. Non ce la faccio a non sbadigliare. Facciamo questa run, poi mi schiaffo in the bed perché... La maschera antica. Ma è la maschera di Jojo questo, Vector. È la maschera di pietra della prima season. Se volete di recuperare il cuore quando elimini un nemico usando bombe. Ma quando uso, non uso solo bombe. È pienissimo di citazioni a quanto pare. Una chiave, noi la usiamo. Porca miseria, se la usiamo. La prossima. I prossimi. Questi pezzi di fango infami. Ok, ho un'arma, che bellezza. Soldini. Modulo Stark. Eh? Ah, si attacca all'arma. Cosa fa il modulo Stark? Per, no, per rimanere in tema citazioni. Incrementa i danni dell'arma e la velocità dei proiettili. Puro genio. La Stark declina ogni responsabilità per l'eventuale perdita di arti. Piace quando ci aumentano i danni. No, i soldini. È tutto ok con i diritti? Beh, magari è Ned Stark, quelli di Game of Thrones. Ti spacco la faccia, Gonzo. Bastarda. Ho una zanzara grossa così che è entrata nelle ventole del computer. L'ho sentita perché è andata a sbattere. Ma perché mi entrano gli insetti dentro il case? Scusatemi. Eh?
perché? Guarda la cogliona, adesso come fai? Adesso vieni tritata dal... Poi come ci ha... Come ha fatto ad arrivare lì? Ma per un soldino, ma che cazzo? Le sparo, che faccio? Ma vabbè, sarà lei. Via da qui, merdi. Assalta sto cazzo. Peter, grazie. Chi è Peter? Un cucciolo giocherellone, raccogli cuori e ti porta cuori ammuffiti. No. È un figlio di puttana, È uno stronzo, i cuori ammuffiti mi fanno danno quando li prendo. Quindi non avrò mai più cuori. È una run buttata. Ma Gamorino dove? Non è il Dark Band di Isaac. È solo uno stronzo, fa solo male. Ma veramente muori, fatti tu lassù, dai, muori, aia, il fratello di neve intanto è diventato lui. Cosa fa il fratello di neve? 3 di 4 punti vita, lancia due palle di neve che congelano i nemici e la morte lascia un enorme, ok. E il fatto come perdono vita, perché ha perso solo un PV. Magari si evolve in uno stronzo pezzo di merda. Qua là c'erano due casse, ma non ho chiavi. No, ho fatto esplodere qualcosa di esplosivo. Che non dovevo. Ok, possiamo andare nella stanzetta delle cacatorie. Ci andiamo right now. Ancora sto fagiolo. Cos'è che faceva il fagiolo? Sì, ce l'ho in anteprima il gioco. Esce il 14, esce. Ah, il fagiolo full HP. Però non faceva solo full HP. Aumentava il range. Allora no, prendiamo il Pegaso. Certo che curarci. Però prendiamo Pegaso. Cioè, Fidek. Metti. Che storia. Andiamo qua. Andiamo. Ma il Snowbro è fortissimo adesso, spara delle robe di neve incredibili. Colpisci lui, bravo. No, non lo Snowbro. No. Colpiscilo. No, lo Snowbro. Lasciami stare lo Snowbro. Ma mi colpisce sempre lo Snowbro. Ma... Il fratellone di neve è lo Snowbro. Adesso l'ho colpito, eh. Ah. Vai, ammazzamelo.
Porca miseria, me lo son girato nel chiulo. Fa vedere se perde vita. 2 su 4. Ma secondo me può perdere un PV per stanza. Sì, mi sa perde un PV per stanza massimo. Allora è banculo. No, volevo girare. Muoio così perché sono un pezzo di sterco. Per ammazzare lo stronzo ci muoio io. Che fine brutta che devo fare. Magari se vuole diventa fortissimo, ma a me mi servono i merda di cuori. Me ne frega niente di lui. Non ho neanche chiavi. No, cristalli, mi servono cristalli per entrare qui. Fammi entrare, veloce, veloce. C'è un'altra maschera di pietra, chiaramente. Ma noi prenderemo l'arma. Meme. Fornisci un nuovo l'attivo. Ah, con le monete, li mortacci tua. Ci prendiamo anche questo, che si sa mai. E andiamo al boss, dove non ci faremo mai colpire, ragazzi. Siete pronti? Tra l'altro non ci hanno droppato cuori in questa stanza. Cazzo, proprio lui? Sono morto. Cosa cazzo ho lanciato? Non l'ho neanche visto! Non l'ho visto! C'ho sonno, ragazzi, c'ho sonno, non ce la faccio. First try. Avevo dei cuori, no. A terra dal boss c'erano un fottio di cuori? Me li aveva droppati il gatto di merda? Ragazzi, ci sono, non ho visto niente, non ho visto. Non ho visto veramente un cazzo, non ho visto. Comunque, non so se vogliamo fare altro. Intanto, ah, qui si è sacrificato per noi, praticamente. Di 4 ore così, via, però mentre dormo. Slipstream. Ma no, se tabbo stoppo the music e si ferma tutto. Fischiano anche. Sono gli occhi che mi vanno a fuoco. Ragazzi, dai, facciamo che oggi è durata un pelino di meno, ma sicuramente, sicuramente sarete tutti stanchi anche voi questa sera, no? Non sarò l'unico che ha sonno oggi, no? Siete tutti stanchi, mi confermate che siete tutti stanchi, mi confermate? Mezzo sicuramente ha risposto a qualcosa di prima, non era... Confermo, sì.
Certo, ci andiamo. E questa è l'ultima. Questo periodo è sempre sonno. Tutti sonno avete, mi confermate, quindi a posto. Dai, allora io vi lascio in presenza di Hypnos. Hypnos, che è il dio del sonno, del dormire. O Morfeo. È la controparte romana, Morfeo, no? Aspetta, scusa, Hypnos chi cazzo è? Hypnos. È il dio del sonno, Hypnos. Vedi che ho ragione io. Siete degli ignoranti. Siete degli ignoranti. Avete capito? Ignoranti che mi volete fare anche dubitare. Mentre Morfeo è il figlio di Ipno. Che cosa fa Morfeo? Fa il figlio, fa... Era la divinità che di notte prendeva la forma dei sogni. Era il dio dei sogni, Morfeo, quindi. Ipno è il padre che dice, vai a studiare, cretino. Comunque, buonanotte a tutti quanti, tutti, oh tutti, buonanotte, bei sogni vi auguro.